Bentornati nel canale, sono Pietro VRN, oggi nuovamente Taxi Life City Drive Simulator ed un nuovo episodio della serie. Come potete vedere dall'orario in basso a sinistra, sono nelle fasi serali qui a Barcellona e in privato mi sono occupato di continuare a fare ulteriori tratte e quindi catturare ulteriori clienti per la mia azienda, giusto per acquisire ulteriore esperienza e fare ulteriori quattrini. Ora, prima di andare a riposare, però, vorrei fare un ulteriore paio di corse, possibilmente. Ma volevo anche approfittare di questa ulteriore puntata qui su Taxi Life per affrontare un argomento che avevo semplicemente sorvolato. Ed equivale, diciamo, alla manutenzione del veicolo. Quindi andiamo a viscerare, diciamo, anche questo argomento, entrando per l'appunto all'interno di una delle tante officine che ho raggiunto in queste ore, e valutiamo un po' cosa fare. Allora, innanzitutto, questo è il cuore, un po', a mio avviso, del gioco, perché in questo ambito dell'officina possiamo vedere un po' di tutto, possiamo fare manutenzione al nostro veicolo, ma anche occuparci del lato gestionale del nostro personaggio. Affrontiamo il tutto con ordine. Allora, innanzitutto, questa è la nostra vettura, che si distingue rispetto alle altre, è sempre per velocità, maneggevolezza, accelerazione, potenza frenante, manovrabilità e aderenza. Questi sono valori fondamentali che andranno poi a fare la differenza tra una vettura ed un'altra, sostanzialmente anche a livello estetico, diciamo. Viceversa, questo è un menu relativo alla manutenzione del veicolo. Ogni qualvolta usciamo, il veicolo si sporca, il veicolo si usura a livello di componentistica interna, ma anche a livello di carrozzeria, di motore, gomme, cambio, eccetera. Quindi oggi sfrutterò un po' dei quattrini che ho accumulato per fare un po' di manutenzione al veicolo. Inizierei dalla carrozzeria. Sentite i colpettini del meccanico che interviene sulla carrozzeria, e quindi andiamo a risolvere qualche piccolo problemino per quanto riguarda la carrozzeria. Ovviamente sono dei costi irrisori, però è giusto intervenire per avere una vettura a posto. Poi vi spiego il motivo, perché è importante avere una vettura a posto. E allora andiamo a dare una regolatina al cambio, una regolatina all'impianto dei freni. Direi di controllare anche le componenti relativi al motore. E un'ultima occhiata finale a qualche altro danno meccanico. E a questo punto sì che la vettura è a posto. Manca solo il punto estetico relativo, innanzitutto alla pulizia della vettura, quindi su cui possiamo intervenire sia nell'autolavaggio, anche qui possiamo comunque intervenire, paghiamo giusto qualcosa e interveniamo con una pulizia sia interna che esterna della vettura. E adesso vi spiego il motivo perché è importante tenere la vettura sempre in buono stato, perché questo spinge, ad aumentare l'appeal nei nostri confronti da parte della clientela, ed è più alto il valore anche delle mance che potrebbero darci. Con un'auto pulita sicuramente avremo più appeal, ripeto. Andiamo a vedere ulteriori dettagli di questo menu. Per quanto riguarda le auto, attualmente ho questa vettura, però come potete vedere ne possiamo acquistare delle altre. Ci sono anche delle auto vintage, delle auto, di rappresentanza molto più eleganti, che magari serviranno più avanti per trasporti speciali. In ogni caso le vetture variano da un prezzo di 5.000 fino a 24.000. Va da sé che ulteriori DLC aggiuntivi andranno a aumentare il parco auto disponibile per l'acquisto, e va da sé che ogni vettura, come potete vedere, migliora anche nelle sue caratteristiche rispetto ad altre. Guardate per esempio questa vettura come schizza a livello di manovrabilità, di velocità, in termini di aderenza. Quindi vetture più costose, ma sicuramente più performanti.
Andiamo a vedere al menu personalizza. Questo menu ci permette adesso di personalizzare la nostra vettura. Infatti io vorrei oggi intervenire sia per quanto riguarda la colorazione esterna. Ci sono varie tonalità di colore, anche delle livree camouflage, diciamo, però preferisco puntare su un colore, non il solito giallo taxi, ma inseriamo questa colorazione che a me piace tanto. Paghiamo chiaramente il costo della verniciatura di circa 50 crediti, acquistiamo e abbiamo ottenuto la verniciatura. Quindi tutto molto semplice. Direi di controllare anche l'aspetto della scritta taxi. Ci sono varie versioni, alcune si devono sbloccare. Io direi di inserire questa molto più luminosa. La attiviamo e anche questa è fatta. Ovviamente questi interventi si pagano, ragazzi, però diciamo, era un modo anche per mostrarvi questo menu. Direi di intervenire anche sui cerchioni della vettura, quindi anche una bella vettura con i cerchi in lega non sarebbe male. Quindi inseriamo questi, attiviamoli, quindi paghiamo 250 euro e abbiamo anche per la nostra vettura i cerchi in lega. Ma non è finita qui perché oggi vorrei spendere ulteriori quattrini per un bello spoiler posteriore, anziché quello standard, diciamo anonimo. Inseriamo questo bello spoiler, ecco qua. Lo attiviamo, paghiamo e abbiamo adesso una vettura abbastanza più graziosa esteticamente. Questo invece è un menu relativo al riposo, dove possiamo dormire per 8 ore per riposare, ma non è questo il nostro caso. Per cui usciamo da questo menu di gestione. Anzi, no, prima di uscire, ragazzi, devo fare una cosa. Andiamo su Autista. Allora, questo è l'albero, diciamo, che equivale alla nostra esperienza e come possiamo migliorare la nostra competenza su alcuni aspetti del gioco, come la guida, la competenza, la manutenzione in generale, il rispetto del codice e l'impresa. Io direi di investire un punticino di quelli che abbiamo attraverso i punti abilità proprio su gli stipendi dell'impresa. Gli autisti costano meno, la tua impresa deve sostenere meno spese. E direi che questo sarà fondamentale per il futuro, quindi investo volentieri su questo punto. Ok, il resto me lo conservo, ragazzi. Vorrei valutare meglio questo aspetto. Però sull'aspetto degli autisti è un buon investimento, a mio avviso. A questo punto usciamo. Andiamo a scegliere un cliente, giusto per cominciare a guadagnare qualcosa anche nelle fasi serali qui a Barcellona. Vediamo un po' se troviamo cliente che paga abbastanza bene rispetto a dove siamo, non siamo poi tanto lontani. 500 euro di tariffa per 200-300 di punti esperienza e direi che questo è il cliente ideale per affrontare questa tratta serale. Usciamo. Ormai le meccaniche le conoscete già, quindi innanzitutto entriamo all'interno della vettura. Ad accendere innanzitutto il motore, inseriamo le luci, stavolta mettiamo anche gli abbaglianti, perfetto. Togliamo il freno di stazionamento, inseriamo la freccia. Ok, andiamo a prendere il cliente. Nel frattempo facciamo due chiacchiere. Ragazzi, si torna nuovamente su Taxi Life Simulator, un titolo che in questi ultimi giorni, ragazzi, da quando è uscito, ha incontrato un po' vari pareri anche discordanti da parte dell'utenza in generale. Oggi volevo affrontare in questo capitolo anche l'aspetto del titolo affrontato per quanto riguarda il giudizio e le prime recensioni del gioco. Allora, secondo me, ragazzi, questo titolo attualmente
pone degli interrogativi, soprattutto per la piattaforma console, dove per necessità chiaramente avrebbe bisogno di un occhio particolare. Per quanto riguarda invece lato PC, mi pare di poter dire che probabilmente al momento è la versione più ottimizzata, meglio, ecco, mettiamola così. Ma in ogni caso è importante che ogni piattaforma, ragazzi, sia gestita al meglio. Quindi mi auguro, e sicuramente sarà così, che anche per le piattaforme console sia un aspetto, tutti gli aspetti del titolo siano affrontati nelle migliori condizioni possibili. Nel frattempo volevo osservare, ragazzi, l'auto personalizzata con questo bel colore rouge, e volevo anche, ragazzi, farvi notare come la luminosità serale comunque è di buon effetto, quindi la luce dei lampioni tutto sommato riesce a fornire una buona visibilità notturna durante le fasi serali del titolo. Nel frattempo ho raggiunto la piazzola, diciamo, lo spazio, il trigger, dove per l'appunto andrò a caricare questi ulteriori clienti. Mi devo sistemare sempre bene, questo è un altro aspetto che secondo me dovrebbero quantomeno rendere un pelino più fluido. Perfetto, e a questo punto usciamo nuovamente dal parcheggio e dedichiamoci nuovamente a questa tratta. Foro rosso, sostiamo. Altro aspetto, ragazzi, che volevo chiarire in questo ulteriore appuntamento della serie è relativo proprio al rapporto con i clienti, diciamo, in auto. Tendenzialmente, ragazzi, i clienti tenderanno spesso e volentieri, e questo ho avuto modo, ragazzi, di notarlo durante le mie tratte che ho fatto in privato, a chiedermi delle informazioni o comunque fornire un certo dialogo. Questo cosa significa? Che se io questo dialogo lo accetto, quindi parliamo un po' con l'autista sia di cose frivole che chiaramente anche di aspetti relativi al fatto, per esempio, che magari il cliente vuole magari che io apra il climatizzatore, oppure il cliente vuole che io pulisca il parabrezza, magari c'è presente un moscerino. Questa è diciamo, una delle tante casistiche che ho avuto modo di incontrare, che all'inizio non avevo capito bene
come comportarmi in alcune determinate situazioni, poi alla fine ho scoperto che in alcune situazioni bastava semplicemente che attivassi il tergicristallo e risolvevo quella determinata occasione, quella problematica. Sto cercando anche di farvi notare l'aspetto della mappa notturno, sia dentro l'auto che sia ovviamente anche fuori dall'auto. Devo dire che i lampioni, rivedo oggettivamente, fanno il loro dovere. La mappa è abbastanza luminosa anche nelle fasi serali, quindi il titolo risulta comunque estremamente godibile, ma qui torno sempre ad affrontare l'argomento e la profonda differenza che ci sono chiaramente tra le versioni attualmente, tra le versioni console e le versioni PC. Ma dico sempre, quando esce un titolo, bisogna sempre aspettare qualche settimana per attendere eventuali correttivi che alla fine rendono, ragazzi, l'esperienza di gioco perfetta per tutte le piattaforme in game, ragazzi. Ho notato, ragazzi, molta difficoltà nel muovermi attraverso il centro storico di Barcellona, con queste stradine molto strette in cui de devo anche tenere conto, ragazzi, del mantenere una velocità standard più o meno sui 30 km orari, e dove è facile correre il rischio di un incidente, o comunque di urtare una vettura parcheggiata, o peggio ancora avere a che fare con la collisione con un pedone. Ma in ogni caso, l'aspetto visivo in generale che sto notando in queste fasi serali comunque è un colpo d'occhio. Non prenderò mai più un taxi in vita mia, non so per quale motivo, vediamo un po' il livello di pazienza. Forse perché vorrebbe che procedessi più velocemente, e allora procediamo più velocemente. Io, ragazzi, questo titolo me lo voglio godere con tranquillità, e ovviamente parlando e discutendo. È chiaro che spesso e volentieri la velocità di marcia non è l'ideale, però meglio essere prudenti, ragazzi, alla guida, ed evitare di gran lunga collisioni e quant'altro. Il centro storico, ragazzi, è magnifico, ci sono queste stradine interne. E allora qui sto passando col rosso, fermiamoci, stop. Abbiamo anche il freno di stazionamento e attendiamo. Verde, via. Argomento volante, ragazzi, e quindi oggi mi voglio sparare anche tutti gli argomenti che mi balenavano per la mente. Sì, il T300, ragazzi, nonostante non fosse nell'elenco dei
nell'elenco, ripeto, dei titoli. Compatibili. Perfettamente compatibili, intendo. Risulta invece, almeno a giudicare dai miei test, e a giudicare chiaramente dalla giocabilità, abbastanza ben ottimizzato, se si eccettua un tasto che non riesco invece a rendere mappabile, cioè il tasto R3, nel senso che non lo vede. Ma questo è l'unico difetto che ho riscontrato finora sul mio T300. Giusto per essere trasparenti e chiari, anche sotto questo aspetto, per chi magari volesse prendere da PC questo titolo e volesse avere e abbia questo volante, volesse avere dei dettagli in merito all'utilizzo del T300 nella versione PC di Taxi Life. Ok, stiamo arrivando chiaramente alla zona in cui dobbiamo consegnare e portare questo passeggero, questo pool di passeggeri a bordo del mio taxi appena rinnovato. Sono, ripeto, le ultime tratte che farò perlomeno prima di andare a riposare, quindi l'ultima tratta, diciamo, la volevo portare oggi sul canale, poi dopodiché chiaramente mi andrò a riposare e poi per iniziare una nuova giornata di lavoro. Fatto che abbia ragazzi modificato la vettura sicuramente aggiunge un ulteriore tocco in più sicuramente, perché un'auto personalizzata è sempre un piacere vederla, e il fatto che questo titolo ci permetta di personalizzare le proprie vetture, quindi lo trovo una cosa molto molto carina. Poi in futuro, quando arriveranno ulteriori guadagni, arriverà il momento anche di dedicarsi agli autisti, che giocheranno secondo me un ruolo fondamentale per lo sviluppo aziendale, quindi con ulteriori guadagni, un po' come accade in ogni carriera, che sia sui camion, sui bus, eccetera. E quindi anche su Taxi Life giocherà un ruolo fondamentale, ragazzi. E oggi ho chiaramente scelto un cliente che paga profumatamente, ma probabilmente questo in virtù del fatto che l'esperienza era legata anche ad un giro molto più lungo che mi tocca fare, però ne vale la pena, perché alla fine sono tutti i guadagni che entrano in cassa, e ho sostenuto, ripeto, delle spese all'officina, quindi è arrivato il momento anche di riprendersi questi quattrini. Facciamo attenzione qui, c'è molto passeggio, la classica movida, la movida notturna di Barcellona. Ok, stiamo arrivando, ragazzi. Qui c'è il trigger, andiamo a parcheggiare qui, stop, freno di stazionamento, e facciamo scendere i nostri clienti e vediamo un po' com'è andata. E allora, valutazione 4 stelle, comunque abbiamo ottenuto delle mance.
3 km e 9, quasi 4 km, ragazzi, di viaggio. Direi che è andata piuttosto bene. Abbiamo ottenuto anche della buona esperienza. Piano piano, ragazzi, sto arrivando quasi al quarto livello, diciamo, e quindi posso ritenermi, direi, soddisfatto. C'è anche un incarico qui vicino, ma che magari, ragazzi, farò in privato. Io invece direi che è arrivato il momento, per quanto riguarda il nostro episodio, di fermarci qui. Quindi direi che possiamo anche fare i saluti. Che dire, ragazzi, spero che anche questo ennesimo appuntamento qui su Taxi Life Simulator vi sia piaciuto. Io, come al solito, vi invito a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale, lasciare pure un bel commento. E noi ci si vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao ciao ciao.